Canale Italia per voi presenta Nomi, cognomi e infami di Giulio Cavalli, edito da Verde Nero. Buongiorno Cavalli. Buongiorno a voi. Che libro è Nomi, cognomi e infami? È un libro che racconta gli ultimi due anni delle nostre tournée teatrali un po' atipiche, un po' per quello che è successo e quindi per la questione delle minacce, questa stranezza un po', se vogliamo, di tournée che hanno sempre forze dell'ordine, che devono aiutarci a poter fare il nostro lavoro, ma senza fermarsi troppo a parlare solo di me. In realtà è un libro che racconta delle storie che abbiamo incrociato e sono delle storie che secondo me rendono questo paese degno della propria memoria, di persone che attraverso la parola, in realtà attraverso l'opera culturale e quindi muovendo le coscienze, hanno dato un contributo importante su una battaglia che è una battaglia sì per la legalità ma anche per la Costituzione, per la cittadinanza, perché poi fare antimafia significa decidere di cullare le regole, non solo di abbattere i mafiosi. E mi sembrava bello, abbiamo creduto che potesse essere un diario che cercasse di far emergere questa Italia migliore. È un libro che un po' per l'appunto racconta l'Italia, che tocca personaggi e situazioni importanti che hanno caratterizzato il nostro paese, dalla strage di Via D'Amelio a Peppino Impastato. È brutto raccontare un'Italia del genere, un po' si dispiace? No, secondo me, guarda, il vero problema è quello che dobbiamo raccontare storie che dovrebbero essere già in memoria, nel cassetto, far parte della nostra cultura, e invece che raccontano come siamo un paese che su questi temi molto spesso ha la memoria corta. Ad esempio, a me capita spesso di sentirmi dire: ah, ma è incredibile, un attore minacciato dalla mafia, una cosa che non si è mai vista. E poi Pippo Fava, che non era nient'altro che un mio collega, quindi un drammaturgo, in realtà dalla mafia c'è morto ammazzato. Oppure sentire: no, questa è una battaglia che va portata avanti dalle forze dell'ordine e della magistratura, e allora non si spiega perché abbiamo dei preti che sono stati uccisi come dei cani in chiesa vicino all'altare, come Don Peppe Diana o come Don Puglisi. Oppure quelli che dicono: la risata funziona, Peppino Impastato è stato un grande maestro, ma nessuno ne ha preso la lezione. E allora forse siamo diventati molto bravi a commemorare, siamo un po' meno bravi a esercitare la memoria di queste persone. Perché si può anche ridere di mafia, e ridere di mafia, lei dice, è una ribellione incontrollabile. Sì, perché quando a me è capitato di vedere, di leggere le parole, di leggere le abitudini, i vizi di Provenzano, Riina, ma anche degli uomini di 'Ndrangheta qui in Lombardia, e mi sono accorto che raccontarli in piazza e provocare la risata era un modo in realtà perfettamente funzionante per sgretolare la loro credibilità. Gli uomini d'onore vivono sulla proiezione violenta di se stessi che riescono a dare, e quindi governano attraverso la prepotenza, perché non riescono a governare secondo le regole. Una piazza che ride di un uomo d'onore in quel momento lo sta distruggendo, più o meno consapevolmente, è quello che facevano i giullari 500 anni fa. E noi sappiamo come gli uomini di mafia riescono a pagare i politici, a pagare i migliori avvocati, spesso anche i peggiori giudici, ad entrare in qualche linea editoriale. È una risata in piazza, in realtà non riescono ad entrarci, non ci sono mediazioni, e quindi quella non riescono a comprarla. E allora, come ci ha insegnato Peppino Impastato, secondo me è un'arma che funziona perfettamente. Il suo libro si chiama Nomi, cognomi e infami. Lei i nomi e cognomi li fa, gli infami sono ancora gli ominicchi e quacquaraquà di Sciasciana memoria, un po' una frase entrata nella storia della letteratura e forse anche del costume italiano. Guarda, in questo libro gli infami sono i cattivi, ma sono anche i presunti buoni. Molto spesso la pavidità trasforma in falsi cortesi dei compagni di viaggio di questa battaglia, che in realtà ci sono ma non ci vorrebbero essere, e che molto spesso invece prendono la decisione più comoda. Io penso che il problema mafie, oggi ad esempio io parlo da Lombardo, in Lombardia il problema 'Ndrangheta sia un fenomeno che è riuscito a nutrirsi della pavidità dei lombardi più che della forza dei calabresi. E allora in questo libro un po' gli infami sono anche tutti quelli che pensano che non avere la schiena dritta sia un privilegio che ci si può concedere, e invece non è così. Lei è attore, drammaturgo, regista teatrale, uomo politico da qualche anno a questa parte. Lei fa denuncia in tutti questi aspetti della pluralità, insomma, del suo lavoro. Dove secondo lei si può fare meglio denuncia? Dove si può, con che ruolo si può meglio additare quello che non va?
Ma io penso che ogni tanto c'è questa... c'è quest'ultima moda che dice la parola sconfiggerà la mafia. Ci credo sempre molto poco. La mafia si sconfiggerà se ognuno farà bene il proprio lavoro. Quindi se i giornalisti faranno i giornalisti civili, se le mamme faranno le mamme civili, i maestri civili. Io faccio, sì, gioco in diversi campi, ma in realtà faccio la stessa cosa. C'è una frase bellissima di Gramsci che dice che la politica è la più alta forma di drammatizzazione. Quando vado in scena e denuncio, penso in quell'ora e mezza a come può rispondere la gente a quella storia di mafia che vado a raccontare su un palco. Quando invece, in ambito politico, un buon politico, intellettualmente onesto, pensa ad una legge, ecco, allora pensa come questa legge può cambiare la quotidianità delle persone che si ritroveranno ad averla come opportunità. E quindi è identico, racconti una storia, in tutti e due i casi. E io penso che, ecco, la cosa che mi diverte molto è che giocando sui due campi riesce a spiazzare molto. Per cui i politici che dicevano sempre no, beh, ma Cavalli è un attore, non va ascoltato, oppure i teatranti che dicevano no, ma Cavalli è un politico, ecco, oggi che sei lì in mezzo sono costretti a risponderti. E siamo riusciti a denunciare sul palcoscenico e poi siamo riusciti a rimuovere spesso in consiglio regionale. Un attore, un artista sotto scorta, quando lei recita, quando lei propone i suoi lavori teatrali, il pubblico come coglie questa cosa? Quasi forse un po' morbosamente per qualcuno come una sorta di valore aggiunto, tra virgolette ovviamente. Temo di sì, io non parlo mai della questione della tutela, non parlo mai delle scorte, non amo questa nuova moda di scortati e altro, e la trovo molto voyeuristica, no? Un po' il grande fratello dei minacciati, degli intimiditi. E quindi penso che questa è una battaglia che ha bisogno di essere ordinaria. Giovanni Falcone diceva: la battaglia contro le mafie ha bisogno dell'impegno ordinario di tutti e non dell'impegno straordinario di pochi. Allora, la scorta, le tutele sono il lavoro ordinario di forze dell'ordine che si ritrovano ad arrestare e ad arrestare i cattivi e a difendere i buoni, e alla fine si è lì insieme a fare, se vogliamo vedere, alla fine quasi lo stesso lavoro. E quindi è un argomento su cui penso che, mi auguro che il prima possibile si esca da questo tunnel, tenendo conto che poi non abbiamo mai chiesto alla Boccassini che cosa significa vivere sotto scorta, però non vedo perché bisogna chiederlo a un attore e non chiederlo, certo, a lei. Cosa l'ha portato a scrivere Nomi, cognomi e infami anziché magari ad un altro spettacolo, a proporre un altro spettacolo teatrale? Perché in questo libro chiarisco quello che mi è successo, e perché a un certo punto io ero pronto per diventare un prodotto di marketing, sempre sull'onda di questi minacciati, intimiditi, ed era un ruolo che non mi piaceva assolutamente, e essendo io un arlecchino di formazione culturale ho sempre cercato di non prendermi troppo sul serio, di raccontare le storie degli altri, di non raccontare la mia. E allora c'era bisogno di rimettere un po' ordine. E Nomi, cognomi, infami era lo spettacolo più di tutti in cui io mi raccontavo. Ed era lo spettacolo in cui arrivava la gente con quegli occhi un po' morbosi del dell'attore sotto scorta, e poi in realtà se si divertiva molto usciva molto ottimista. E non si era parlato né di armi, né di paura, né di nient'altro. E allora, siccome non posso fare la tournée in tutta Italia tutti i giorni, il libro è un po' come se fosse una tournée indipendente che sta andando in giro. Lei porta Milano nel cuore, senza ombra di dubbio, l'ha dimostrato più volte nei suoi lavori, lo dimostra anche con questo libro. Lei accusa, forse è stato il primo a livello così pubblico e così esplicito, che Milano, città del nord, non è estranea alla mafia. No, Milano, città del nord, anzi è l'avamposto in cui la mafia è riuscita a specializzarsi, a diventare imprenditoria o ad entrare in settori che erano impensabili fino a qualche anno fa, come la sanità o l'alta finanza. E anche qua io non è vero che l'ho denunciato, ho avuto la fortuna di essere ascoltato più degli altri. Poi nel 1982 a Milano c'era un'associazione, si chiamava Società Civile, erano Gianni Barbacetto, Iole Garuti, erano i primi frammenti di Libera e Nando dalla Chiesa che andava nelle scuole a parlare di mafia, nel 1982. Dico, la parola mafia non esisteva, neanche in Sicilia questo. E quindi io penso che su questo tema Milano ha sempre avuto delle ottime vedette.
Mi auguro che però non ci sia bisogno di allarmi ciclici, quindi non ci sia bisogno di ogni 3 anni di un'operazione infinita di 150 arresti per riaccorgersene. Ero molto incazzato, si può dire incazzato, no? Si può dire incazzato, assolutamente, con, è stato sdoganato. Con l'ex sindaco Moratti quando diceva sta arrivando la criminalità organizzata. Dire nella città di Sindona, nella città di Rogardini, nella città di Calvi, nella città di Aggio Adonis, sta arrivando la criminalità organizzata è un falso storico incredibile. E raccontare quella mafia che è la mafia delle banche, che quindi era già, no, un prototipo di mafia. E mi ricordo che a un certo punto quando io per primo cominciai a parlarne, riempivamo i teatri, a un certo punto un giornalista chiede a Letizia Moratti, dice ma com'è che sto attore che parla di mafia nella città dove la mafia non esiste riempie i teatri? E lei aveva risposto, la politica non deve rispondere agli attori. Io penso che sia stato il giorno in cui ho deciso di fare politica, perché avevo bisogno. E il fatto che oggi l'antimafia sia diventato un valore politico dimostra che questa città sì ha dei grossi problemi di mafia, ma anche una Milano migliore che già c'è dal punto di vista dell'antimafia. Ecco, tra qualche anno Milano ospiterà nel 2015 l'Expo. Lei un pochettino, anche in questo libro Nomi, Cognomi e Infami, denuncia la possibilità che per Expo 2015 possano esserci delle infiltrazioni mafiose. Che fare? C'è ancora tempo, immagino, per poter fare qualcosa. Non cadere nell'errore di pensare che Expo sarà l'unico piatto che ingolosisce la criminalità organizzata. Noi ci stiamo preoccupando di Expo e intanto l'Andrangheta è entrata nella Pedemontana, è entrata nella quarta corsia della Milano-Venezia e quindi non usiamo Expo come arma di distrazione di massa. E poi, guarda, sulla questione soprattutto degli appalti, di cui io anch'io mi sono occupato anche in Regione, noi abbiamo una legislazione che è assolutamente avanzata. Cioè, se dovesse servire oggi una legge in Lombardia contro la mafia, dovrebbe essere una legge che costringe tutti ad applicare le leggi già esistenti e a dare i fondi e gli strumenti perché vengano applicate e controllate. Chi è secondo lei, o quali sono secondo lei, gli eroi italiani? C'era un eroe borghese, era un libro e poi un film che ritraeva in maniera importante un importante volto civile italiano come Giorgio Ambrosoli. L'eroe, la caratterizzazione secondo lei di chi ai giorni nostri può essere definito eroe in Italia? Ma guarda, io credo più che i più grandi personaggi televisivi, tutto il sottobosco che paga la benzina per fare un inseguimento, che si ritrova a dover noleggiare un'auto perché le famiglie di mafia hanno scoperto quali sono le targhe usate per i pedinamenti, o tutti coloro che devono aggiungere qualcosa in più per fare un lavoro invece che dovrebbero avere gli strumenti per fare. E non sono solo i carabinieri, i poliziotti o magistrati, ma sono anche gli insegnanti di scuole difficili e periferiche. Sono tutti coloro che si dedicano al volontariato sapendo di aggiungere qualcosa. Ecco, io credo che il vero eroe sia la moltitudine degli eroi anonimi, più che il volto televisivo. La copertina del suo libro, Nomi, Cognomi e Infami, mostra una sedia vuota su un palcoscenico vuoto, evocativa in un certo qual modo. Perché io fino a qualche anno fa, in realtà facendo monologhi, andavo in giro con una sedia. E allora mi fa molto sorridere, perché adesso invece andiamo in giro tra Digos, Carabinieri, siamo in tantissimi. No? E una delle cose, al di là di senza queste drammatizzazioni di scorte o quant'altro, ecco, forse l'unico aspetto che più di tutti manca è proprio la solitudine, no? Il privilegio della solitudine, che in realtà prima vivevo molto. E allora quella sedia vuota in realtà è un luogo che ancora una volta in Italia si è dimostrato che contro le mafie funziona. E quindi è un luogo che chiede di essere abitato il più possibile, ma non da cavalli o da chi altro, da più gente possibile. Nomi, Cognomi e Infami di Giulio Cavalli, edito da Verde Nero. Grazie Giulio Cavalli. Grazie a voi.